che probabilmente era quella della fonte, si suppone. Ebbene, è interessante perché i periti Ugolini avevano, i periti Iadevito e Ugolini avevano già richiamato l'attenzione sul fatto che l'uso di certi proiettili avevano una provenienza che non era quella logica naturale delle forze armate, ma di una produzione speciale per le cosiddette forze armate non convenzionali. Allora c'è chi si è interrogato, erano i nascondigli di Gladio, era un nascondiglio di Gladio che ha fornito anche una parte dei proiettili che sono stati sparati in via Fani, un interrogativo rimasto interrogativo. Bisognava risalire all'originale di quel documento, al Ministero degli Interni. Finalmente al Ministero degli Interni, nel protocollo, nei registri, risulta l'esistenza di quel documento mai scomparso, perché risulta che quel documento è stato versato all'Archivio Centrale dello Stato. Il direttore dell'Archivio Centrale dello Stato viene subito interrogato e dalle carte dimostra che non è mai intervenuto. È una giustificazione che si vorrebbe dare di averlo versato, ma non è stato in effetti versato. Un documento importantissimo, un originale basilare per poter fare un'indagine, un accertamento, e così per quanto riguarda il caso Moro ci sono altri esempi di questa natura. Ecco, quindi la documentazione. Purtroppo invece io vedo anche una metodologia di lavoro di questa commissione che non è convincente. E mi spiego anche che ci sia, forse per amore di corpo, non ritengo che se fossi stato io ad avere responsabilità in quella commissione, per esempio, non mi sarei basato soltanto sulla Polizia di Stato. La Polizia di Stato è stata quella che ha effettuato tutte le indagini precedenti e fu la prima ad arrivare nel caso Moro in via Fani. Di conseguenza Infelici attribuì alla polizia molti compiti, una parte vennero assegnati anche ai carabinieri, ma la polizia che maggiormente, il corpo che maggiormente venne impegnato fu quella del Ministero degli Interni, fu direi Cossiga stesso che impose quella strada. Ecco, perché allora, se abbiamo un'altra commissione, visti gli errori che sono stati commessi in precedenza, perché fidarsi solo della polizia? Dico questo perché vedo un primato ripetersi in questa commissione che logica vorrebbe magari mettere in competizione